Signora, come nasce la passione per questa attività? Bisogna tornare indietro col tempo, perché sono, credo, 60 anni che io faccio questo lavoro, circa. L'iscrizione alla Camera di Commercio era del 55, però avevo già cominciato prima a fare dei lavori. L'idea mi è nata anche perché mio padre era architetto e ho sempre visto la tessitura in funzione dell'architettura. Mi interessava molto l'architettura. Ho imparato forse a tessere proprio perché l'interesse per gli spazi interni, per il colore che avevo appreso così da mio padre, mi ha portato dopo a frequentare delle scuole di tessitura, una l'ultima a Oslo nel 54. Dopo ho cominciato subito a lavorare. Sono sempre in azione i telai, insomma, sia a mano che anche meccanici, insomma. In realtà esistono anche, qui vedete solamente dei telai manuali, insomma, io sono chiaramente innamorato della tessitura manuale, ma a metà degli anni 90 circa abbiamo introdotto delle macchine industriali, insomma, sostanzialmente. Ma erano inizialmente delle macchine che servivano per fare dei tessuti da tappezzeria o tessuti da abbigliamento, ma sono stati modificati, diciamo, per poter poi riuscire a fare una tessitura legata per la produzione dei tappeti, insomma, quindi sono riusciti a fare dei tappeti a telaio meccanico, telaio industriale. In realtà rimane assolutamente una tessitura artigianale, perché per poterli azionare e poter fare dei cambi di colore c'è sempre bisogno di una persona davanti, quindi sostanzialmente è molto simile all'attività del telaio a mano, anche se c'è l'ausilio di una macchina. La macchina ha un limite rispetto al telaio a mano, che, diciamo, è il miglior ausilio per poter fare delle cose o delle realizzazioni, diciamo, più artistiche, ricche di colori, anche di disegni più complessi. La macchina invece ha un limite molto forte, insomma, sostanzialmente in questo, ma bisogna sbizzarrirsi nei colori e nei mélange, insomma, che è un po' tipico della nostra tradizione, o almeno della scuola di mia zia Renata, insomma. Per quanto riguarda la tessitura a mano è un po' chiaramente più complesso, si parte chiaramente dal disegno di mia zia, normalmente lei proprio disegna a mano libera, con un'idea, diciamo, di colori, insomma, iniziale, poi chiaramente riempendo con i colori dà già un'idea, insomma, di com'è l'arazzo, la bozza dell'arazzo. Da questo si passa poi a un disegno esecutivo vero e proprio, cioè rispettando le proporzioni dell'arazzo e quindi del disegno originale, si passa a un disegno esecutivo che è in scala 1:1, che poi l'operatrice che lo esegue ce l'avrà esattamente sotto il telaio e tesserà mano a mano con questo disegno seguendo esattamente le linee in scala 1:1. Chiaramente il disegno esecutivo ha un riferimento dei colori, che sono esattamente dei colori che vengono preparati appositamente da una signora e che hanno i riferimenti del mélange apposito che si troverà poi a tessere esattamente in quel punto preciso. Ci sarà magari un riferimento del colore 3 e magari un mélange di un azzurro con un grigio chiaro e poi un grigio scuro, ecco, sostanzialmente. Ma ci sono delle indicazioni precise che mia zia Renata nel disegno poi esecutivo dà per affinché poi la tessitura sia precisa, ecco, in questo. L'idea e il tutto nasce su questo tavolo? Questo tavolo era un tavolo che io ho recuperato, era stato disegnato da mio padre. Quindi forse in un certo senso lei ha ragione. Però
primi anni, quando avevo la possibilità di muovermi in maniera diversa, ho lavorato molto anch'io al telaio e mi piaceva. Mi piaceva anche il lavoro manuale. Secondo me le idee non hanno un'origine solo sulla carta, eccetera. Molto è anche l'abitudine al lavoro, la manualità. In realtà i disegni di Renata, cioè di mia zia Renata, sono molto ricchi di varianti di colore, di melasi. È molto complesso fare le sfumature di colore. Molto spesso si collabora insieme appunto a mia zia Renata per riuscire a sviluppare una sfumatura di colore, ma anche la singola sfumatura è piena di zone, di cambi di colore, e in questo la varietà dei colori ci aiuta molto, insomma, in sostanza. Alle volte può essere che un'idea venga così, anche parlando o guardando la natura o così, oppure anche qualche volta mi sveglio di notte e trovo una soluzione. Questi arazzi poi si muovono, no? Hanno un movimento. Sì, è vero, ma guardi che l'arazzo ha sempre avuto questa funzione nell'architettura, di creare uno spazio mobile. Ma è la giornata lavorativa per me è organizzata nel distribuire il lavoro, quando le commesse, quando si deve distribuire ogni telaio il suo lavoro, il suo disegno, i colori. Poi può accadere che arriva la persona a cui si vende il pezzo, si consiglia un tappeto, si consiglia un arazzo, poi ci sono tutte le cose di un laboratorio, di un'azienda normale. Il nostro cliente è un cliente molto particolare, che ha delle esigenze magari di colore, di misura, e magari a noi si affida proprio per il colore, perché siamo molto bravi. Renata è la specialista del colore e basta vedere queste lane, e di colori ne abbiamo tantissimi, per cui si sceglie il colore assieme a lui in base al suo arredamento soprattutto. E quando c'è magari il suo arredamento, il pavimento, lui ci dà delle indicazioni e noi lo aiutiamo a cercare il pezzo esatto, il pezzo che ci può star bene. Lei ha lavorato anche con grandi maestri come Olmi. Sì, per Olmi abbiamo fatto una tovaglia immensa per un film e c'era questo pranzo di lusso. Mi ricordo che Olmi mi aveva detto: guarda, il lusso per noi sarebbe magari un'architettura del passato oppure un'architettura moderna. Ma questa gente, lui rappresentava dei ricchi, questa gente non ama l'antico veramente, ma neanche il moderno. Hanno un moderno particolare che è raffazzonato. Tu mi devi fare una tovaglia che sia di lusso, che sia importante. Magari non ti piacerebbe a casa tua, non mi piacerebbe neanche a me, cioè a casa mia, però è questo mondo che lui voleva rappresentare. Che cosa significa essere in contatto ogni giorno con Renata Bonfanti? Una fortuna straordinaria, intanto, davvero. Io non finisco mai di stupirmi di quello che riesco a imparare da lei, dalla sua esperienza, dalla sua grandissima cultura, anche dalla sua grandissima umanità e anche dalla capacità che ha di generosità anche nel trasmettere quello che sa alle persone, anche dal suo sincero interesse per gli altri, per chi vuole imparare.
Vedo che in tantissime occasioni lei si interessa a chi, soprattutto i giovani, ha voglia di apprendere il suo lavoro, di intraprendere una professione. Questa è una cosa, secondo me, bellissima. Mi ha insegnato alcune cose e mi ha lasciato sempre molto libera di fare, di sperimentare. Difatti io ho preso una strada un po' diversa dalla sua. Io faccio quasi esclusivamente pezzi unici che sono nati un po' proprio dal desiderio di sperimentare tecniche di tessitura non tradizionali, l'uso di materiali, l'accostamento di materiali diversi fra loro, lucidi, opachi, ruvidi, lisci, di cercare anche nuovi modi di intrecciare il tessuto, di intrecciare i fili per ottenere un tessuto forse magari non convenzionale. Ecco, questo, l'estrema libertà, ecco, questo è secondo me una delle cose più belle che mi ha lasciato, che mi lascia, ecco. Alle mie spalle c'è un arazzo che ho realizzato in occasione dell'Unità d'Italia. Si riconosce un po' perché ci sono i colori della bandiera un po' trasformati. Qui ho interpretato l'Unità d'Italia. Ho raccontato il movimento della progressiva unificazione dell'Italia. E qui uso una tecnica non tradizionale, i fili di trama non sono i fili, diciamo, che intrecciano, non hanno un andamento lineare. Ma proprio io accentuo le curve che naturalmente il filo mi permette di ottenere. Questi sono altri colori, sono anche altri oggetti. Io, come le dicevo, faccio tutti i pezzi unici. E oltre agli arazzi e gli oggetti per abbigliamento, faccio anche dei paramenti sacri. Qui ho solo un esempio piccolo, sono delle stole che ho fatto in vari colori, alcune sono state esposte, selezionate per la Quinè, e altre sono così pronte. Io realizzo quasi esclusivamente lavori su commissione, ecco, perché chiaramente le chiese e i destinatari hanno, diciamo, esigenze diverse, quindi io realizzo casule, tovaglie per altare, anche arazzi per lambone, di cui appunto non ho neanche un esempio perché li faccio apposta, ma in genere si tratta di chiese anche abbastanza importanti, perché quelle chiese che vanno questi oggetti, questi sono solo esempi di così colori che si possono avere, decori. A me è capitato giorni fa di lavorare con un gruppo di studenti dell'Università di Padova. Avevano da fare un progetto completamente diverso, non si occupavano assolutamente di artigianato, però io ho visto l'interesse grandissimo che hanno avuto quando hanno potuto vedere i tessuti, capire come sono fatti. Era un mondo completamente diverso da quello per cui loro lavoreranno, sicuramente. Però abbiamo trovato un punto di contatto, segno che non ci sono attività o lavori antichi e lavori moderni. Siamo abituati a pensare che l'arte sia solo quella di pittori o quella di determinate categorie di persone. Invece si può fare arte con vari materiali, anche con varie tecniche, con vari strumenti, secondo me. Ci sono delle tovaglie, dei tessuti anche per tendaggio. Abbiamo fatto qualcosa per copriletti sostanzialmente, e quindi in realtà è una tessitura abbastanza variegata, insomma, quello che riusciamo a fare in questo piccolo laboratorio, insomma. Noi siamo, come dire, io dico sempre, siamo degli artigiani di campagna, insomma, ecco. Tra i pochi rimasti? Ci sono poche tessiture manuali, ecco, chiaramente per noi è sempre un grande privilegio riuscire ad andare avanti con queste tessiture, insomma, artigianali, ecco. Anche se, ripeto, usiamo anche le macchine, abbiamo l'ausilio della macchina industriale, ma rimane assolutamente una tessitura artigianale, insomma. Sinceramente io ho visto varie epoche, l'epoca per esempio dei pavimenti in cui andavano solo i pavimenti di cotto. Attualmente, per esempio, ci sono i legni sbiancati, quelli molto chiari, quasi a non sembrare più legni. Per cui anche lì bisogna seguire un po' questa moda, in modo che anche i colori dei tappeti possano assumere delle gradazioni giuste per risaltare su questi pavimenti. Le mode esistono anche qui, molto più rallentate della vera moda. In
questo momento vanno, a parte i pavimenti che dicevo prima per le nuove costruzioni, sono tutti molto chiari, molto sabbiati così, però comunque anche nei tappeti vanno molto i colori neutri, i colori tranquilli, cioè i sabbia, i grigi, i beige, tutti quei colori lì. Ovviamente ci sono sempre le eccezioni e basta guardare in laboratorio, le eccezioni le abbiamo, ci sono tappeti coloratissimi anche. Metà laboratorio dedicato allo showroom in cui esponiamo tutti i tappeti, abbiamo esposte le tovaglie e accettiamo le persone, chiunque può entrare e venire a vedere, il laboratorio è aperto al pubblico, aperto a tutti. Che cosa significa essere a contatto con Renata Bonfanti? Per me è un grande privilegio, è stato chiaramente una scuola molto importante anche per le mie tessiture che sono completamente diverse, se volete, perché sono molto più razionali, ma forse limitate dall'uso della macchina, che non può assolutamente realizzare gli arazzi, i tappeti disegnati appositamente per il telaio a mano. In realtà bisogna pensare sempre per l'ausilio tessile che poi si usa. Cioè, io lo so, disegno per la macchina, perché sostanzialmente tanto è anche più semplice e sostanzialmente viene più immediato, più facile, ma sono realizzazioni e prodotti completamente diversi, insomma. Chi ha un po' di esperienza riesce a capire da un disegno che cosa può essere il prodotto finito. Forse è più difficile per chi non ha questa esperienza, tant'è che molto spesso ci capita di trovare persone che magari presentano un bel disegno e dicono: vorrei realizzarlo a telaio. Non è possibile realizzare tutto quello che si disegna, perché dal punto di vista tecnico ci sono delle limitazioni molto forti che bisogna conoscere per poter dopo realizzare un progetto, un disegno che sia realizzabile, con progetto nel senso della parola. Un'altra difficoltà sono i tempi lunghi di esecuzione, soprattutto se sono pezzi unici o se sono prototipi, se sono oggetti fatti con determinate tecniche, e questo non è facile da spiegare, perché si è un po' perso l'abitudine al lavoro manuale o a certo tipo di lavoro manuale. Mi piacerebbe riuscire a avere modo di comunicarlo di più, ecco, questo sì. La cultura è sempre utile, anche la cultura letteraria, per esempio, può dare alle volte dei suggerimenti utili, importanti. Ma poi naturalmente quella visiva. Però confesso che non ho mai preso delle idee dalla pittura, è sempre stata più che altro dall'architettura, dalla funzione che può avere un tappeto, una tenda, un arazzo nell'interno di una casa. La testura, come la intendo io, deve dare il piacere di abitare, il gusto per la casa, per l'intimità che suggerisce l'arredo interno.